grandissimo ricordo, mi saranno sempre nel cuore, di cercare di fare questa partita a porte aperte. Sarà difficile, ci proveremo fino in fondo. Speriamo che alla fine la parola finale spetterà ovviamente con i sopralluoghi di giovedì e venerdì, prima del commissariato locale, poi della questura e con l'ok della prefettura. E la parola finale dovrebbe avvenire con la riunione del COS di venerdì. C'è una corsa contro il tempo, proprio perché, ripeto, è una forma di rispetto sia verso i nostri tifosi, che sarebbe in debutto in campionato davanti al proprio pubblico nel proprio stadio. Il Savoia, fra mille difficoltà, si è riuscito a iscrivere a questo campionato. Lo so che voi non avete questo tipo di difficoltà, vivete sempre tranquilli sin dal 31 maggio. Il vostro presidente paga tutto. Beh sì, da qualche anno è così. Io ho avuto difficoltà sia nel reperimento delle finizioni per poter iscrivere la squadra. Ci sono due consorsi, a questo punto devo ringraziare l'architetto Manca, amministratore dei due consorsi, che hanno proceduto al versamento della finizione, che mi hanno permesso di iscrivere il Savoia al campionato. Avvocato, approfittiamo, prego, prego. Abbiamo avuto anche grande difficoltà a livello di struttura, perché il nostro campo non aveva le adeguate prescrizioni previste dalla Lega Pro, quindi non era norma. Abbiamo avuto il coraggio di iscriversi col campo del Girò, fino adesso ci è stato impossibilitato giocarci, abbiamo dovuto giocare a campo neutro la prima fratta maggiore. Speriamo adesso di farcela in tempo per questa partita, ma ripeto, anche per rispetto ai tifosi sanniti. Io venerdì mi è capitato un episodio molto simpatico che mi è colpito molto emotivamente. Entravo ai cancelli del Vigorito, mi hanno avvicinato due capi ultra tifosi sanniti, molto legati a me, i quali mi hanno fatto festa. Qua là, ma la cosa che più mi hanno detto è: mi raccomando, avvocato, mi raccomando, fate la squadra buona, come sapete fare voi. Purtroppo i soldi bisogna avere per fare squadre buone. Ecco. E io questo ho risposto a lui. A Benevento ce n'erano e credo di aver fatto quell'anno uno squadrone che vince il campionato. Perché ci teniamo i nostri fratelli savoiardi, ci teniamo i nostri fratelli, ci teniamo alla salvezza loro. Quindi mi ha colpito questa sorta grande di unione, di gemellaggio, per cui i tifosi sanniti si fanno carico ovviamente delle preoccupazioni e delle paure. Beh sì, quello che era un gemellaggio di tifosi di Curvaioli è diventato un gemellaggio delle intere città, si può dire, dopo... Insomma, comunque manca da 13 anni la partita, però in qualche modo si è sempre giocata quasi ogni anno, diciamo, qui a Benevento, lì a Torre Annunziata, ci sono state sempre presenze di vari gruppi di tifosi. Quindi ho voluto raccontare questo episodio per dire quanto i tifosi beneventani rimasti legati a me e che hanno un grande rapporto di stima e di affetto nei miei confronti, mi raccomandavano di fare la squadra buona, che ancora non lo è, obiettivamente, di cercare di farla per riuscire a fare il miracolo alla salvezza. Avvocato, chiedo scusa, la capienza del Girò quale dovrebbe essere? Quindi fare più o meno un calcolo sul 10% dei biglietti disponibili? No, noi nel momento in cui i tifosi beneventani hanno diritto quasi a 1000 posti nel settore ospite, quindi a 900 esatti, dovrebbe essere 900 esatti, quindi una capienza più solo come settore ospite. Poi è chiaro, e immagino che nel momento in cui c'è questa sorta di unione di gemellaggio potranno anche acquistare i biglietti stando in tribuna insieme ai loro amici del Savoia. Insomma, io vedo che proprio c'è proprio un'unione, ripeto, talmente forte che... Vabbè, non dimentichiamo che i tifosi del Benevento hanno anche manifestato la disponibilità nel voler concedere stadio Vigorito. Vero. Infatti è stato un gesto, infatti quando ci sono state quelle problematiche a cui facevo riferimento della metà di luglio, che non riuscivamo a iscriverci dopo la finizione, le problematiche della finizione e quella della struttura, devo dire la verità, da Benevento arrivavano segnali di piena disponibilità a poterci iscrivere presso il loro stadio. Questo è un gesto bellissimo che non dimenticherò, ma purtroppo, come era successo con Pagani, dove anche la società paganese ci aveva dato a disposizione il campo di Pagani, lì vi fu l'ostracismo del prefetto di Salerno. Sappiamo che avremmo avuto problemi anche col prefetto, giustamente, di Benevento, e quindi non abbiamo fatto richiesta, abbiamo puntato tutto sulla riuscire a realizzare in tempo utile per l'inizio del campionato l'impianto di videosorveglianze, e adesso stiamo facendo la corsa contro il tempo per poter munire lo stadio delle videosorveglianze. Noi abbiamo avuto una prescrizione di 36 videosorveglianze da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, quindi vi renderete conto che
che non è facile riuscire. Avete dovuto cambiare nome allo stadio, Alcatraz si chiamerà probabilmente dopo questo. Beh, buona la battuta, e anche questa è molto felice, purtroppo è così. Però devo dire, sia l'architetto Manca con la sua ditta, con i suoi operai, sta lavorando a tempo pieno e ci va il mio grande ringraziamento. No, a noi viene da ridere perché poi ci sono degli stadi, lei lo sa meglio di noi, dove il prefiltraggio, le telecamere non è che sono proprio diciamo a norma. Non De Longis ci parlava. La prima di campionato noi a Ischia siamo andati, tra l'altro nel settore ospite, e insomma era molto 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 alla buona, quindi non capiamo, con un prefiltraggio fatto di un fil di ferro, tra l'altro credo la stessa prefettura competente, Torre Annunziata Ischia credo che sia la stessa, non lo so, comunque sta di fatto che nello stesso girone, nella stessa nazione soprattutto, ci sono degli stadi dove rompono le scatole, mi si perdoni il termine, ed altri dove invece è molto più bravo, così bravo. Ecco. E quando andrete in quel di Lamezia vi renderete conto. Cioè, voglio dire, effettivamente, vabbè, comunque si va avanti, si va avanti, pensiamo. Etichettata in un certo modo, la tifoseria, secondo me, ingiustamente è considerata particolarmente, ingiustamente, lo sottolineo, a rischio, e quindi abbiamo dovuto subire queste prescrizioni. Questo poi è uno dei motivi per cui ci sono ancora dei ritardi e c'è questa corsa contro il tempo. Ripeto, la volontà. E voglio prometterlo ai tifosi sanniti di offrirgli questa possibilità di venire dai loro fratelli gemellati savoiardi e godersi la partita insieme come loro vogliono fare e come loro intendimento fare. Speriamo di riuscirci. Io sono fiducioso, ma fino all'ultimo, avete visto quello che è successo a Messina fino a poche ore dall'inizio del match, quindi è chiaro, noi ce l'abbiamo messa tutta, io come società, il sindaco devo dire altrettanto di Torre Annunziata è impegnatissimo e sensibilizzato su questo aspetto. Mi auguro che poi la parola definitiva, ultima e chiaramente ultimativa, spetta alle autorità competenti, alle istituzioni preposte. Avvocato, guardiamo un po' al campionato, al vostro avvio di stagione e alla condizione con cui il Savoia si presenterà a questa sfida con il Benevento. L'avvio di stagione negativa, ma non è solo appalesata dai risultati negativi, proprio perché noi abbiamo un ritardo sia di condizione e di completamento dell'organico della squadra che è stato ultimato solo nelle ultime ore, ma questo era normale dovuto alle vicende che hanno accompagnato tutto il mese di luglio, le tribolazioni per avere l'iscrizione e il mese di agosto per quello che era mettere a norma la struttura, che poi era un'altra condizione imprescindibile per ottenere la licenza nazionale di iscrizione al campionato. Tenete conto che 10 giocatori li ha presi dopo il 20 agosto e quindi potete immaginare come l'assemblamento dell'organico sia in ritardo massimo e quindi anche la condizione fisica atletica, non svelo nessun arcano mistero, sia molto approssimativa, insomma. A proposito di ultime operazioni, nei giorni scorsi avete ufficializzato l'acquisto di Cipriani. Ci sarà sabato praticamente, sì, è stato sarà pronto per domenico, ci vorrà ancora un po' di tempo. Un giocatore che è in attività da un'infinità di tempo, non credo che possa essere pronto, insomma. Questo, okay. Credo di escluderlo, insomma, lui dalle note vicende di Benevento, in cui praticamente è stato un anno del tutto inattivo, fermo, anzi un anno e mezzo, è riuscito a fare se no 5 partite lo scorso anno a cavallo di marzo-aprile ad Ascoli, insomma. Sì. A me serviva un tassello un po' più là in prospettiva di esperienza, essendo anche fra le altre cose una squadra che, come avete visto, è estremamente giovane, che rispetta rigidamente la media età di 23 anni per riuscire anche a realizzare i contributi federali, insomma. Va bene, avvocato. Noi la ringraziamo. Un saluto, vi ringrazio. Grazie della disponibilità. Un benevento e noi li accoglieremo nel migliore dei modi. Va bene. Ci vediamo domenica. Buonasera, allora. Grazie. Buon pomeriggio, arrivederci. E grazie all'avvocato Francesco Maglione, amministratore unico del Savoia, sì. Insomma, ci teneva giustamente a precisarlo, perché noi avevamo detto sulla pagina amministratore delegato del Savoia, ma il Savoia, non avendo presidente, avendo una società un po'
atipica un po' sui generis, ha appunto l'amministratore, l'amministratore unico, che poi questo quid pluris, giusto? Ricordiamo che ha detto l'avvocato Maione che ci saranno 900 biglietti, salvo E insomma. volevo dire a tutti che De Longis ha rotto le palle per tutta la durata dell'intervista dicendo: Scusa. scrivi, scrivi su Facebook, scrivi, scrivi 900 biglietti, Beh, certo che scrivi! volevamo scrivere dei dati tecnici del E girone, no? Poi l'ha scritto, poi l'ho poi l'ha scritto e scritto. L'ho non ce dovuto la facevo più, prezzolare. non ce la facevo più. Mamma mia, madre quando andava a scuola, Oh, mannaggia la mignotta! proprio, guarda Mario, certe volte con sto ragazzo, dalla pagina ci scrive qualcuno, De Longis, o proprio hai detto: guarda, me la piglio di festa Allora, oggi, non... Pellegrino, che salutiamo, ci scrive in posta privata: Melara lo superava anche mio nonno con le stampelle. Un po' ingenuo, forse un po' ingenuo. Per quanto Lo la superava con celebriamo questo così. rumore, lo superava con questo rumore. Robby One invece ci scrive in privato, questo perché ho un rapporto io particolare di amicizia con Robby Con i tuoi One, fans. con i miei fans, scrive: ma Pezzi, prima di fare il Hanno calciatore, tagliato buono. No, no, cioè, dice, ma suonava in qualche gruppo, ha un po' una misunderstanding. È molto. Una misunderstanding. C'ha un po' questa faces, come dici tu, Sì, da chitarrista de moda. con il quid Bello. pluris del codino, giusto? Il codino era il quid pluris Allora, del. atteggiando un po' caracollante, un po' ingobbito. Ragazzi, abbiamo di fronte a noi un misto tra Carmelo Bene, te lo dico proprio, Ah, proprio così, Carmelo avanguard Bene, proprio, sì. Mughini e Lotito. È avanguard, è avanguard. Lo butto nel bimby e lo E ti frullo. riferivi a? Chi sta parlando? No. Massimiliano Mogavero. Secondo me non capisci di calcio. Eccolo là. Ah, ecco. Ah. No, mi stavo riferendo chiaramente al nostro caro De Longis. Noi ci andiamo ad ascoltare il penultimo pezzo di Master TV. Questa è Hanna Tijoux, direttamente dal 1977. Quando la serpiente se evolucionaron, se partido que muchos noten la diferencia entre una serpiente venenosa y otra que no lo es por las marcas que deja. 1970, 1970, 1970, 1970. Nací un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer llorar sin anestesia en la camilla. Mi padre solo dijo es Ana María. Sí sería el primer llanto que me probaría, que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto, como un arquitecto construyendo cada efecto. Correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren el daño. Subir peldaño toma tiempo, toma año. Con mi peluche mirando lo cotidiano, dibujos transformaban el invierno en gran verano. Papá me regaló bajo mi insistencia un juego que trataba de compartir la solvencia. Pero en el patio hicieron la competencia. Fue cuando sentí mi primera impotencia. 1970, 1970, 1970, 1977. No me diga no, no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nace la serpiente. 1977, no me diga no, que no lo presiente. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nace la serpiente. Adolescencia fue una etapa bizarra. El cuerpo es batería y la cabeza guitarra. La orquesta narra una tonada quebrada para la mirada de una niña que solo talla espada. Hormona disparada, sobrepobladas, información que cambian temporadas, caminas encrucijada. Cada cual en su morada preparaba la carnada. La sagrada diablada de mirada encabronada. Mi fila, la verdad, nunca buscó su silla. Mi búsqueda fue mero proceso de pura pila. Pupila de poeta que marcó nuestra saliva. En la cordillera que miraba la salida. La parada militar de paso monótono. Colores poli Cromos, uniformes de poco tono, de tono mi cuestionamiento, la voz y sonó, no, mi primera rima que sonó y me enroló. Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario, fue algo necesario y que marcaba ya mi fallo. Así que tú hablas más de lo necesario, fue cuando entendí que todos quieren ser corsario. 1970, 1970, 1970. 1970.
Lo so, no, si vede un po' che sto guardando Breaking Bad. No, stiamo buttando dentro sta roba. In Breaking Bad c'è Saul, l'avvocato, e noi invece abbiamo Francesco Maglione. Better Call Maglione, direi, per chi guarda questa meravigliosa serie. Andiamo avanti, 14.53, questa è Mai Stati Lì su Radio Città. Tra l'altro tutti i lunedì alle 14, lo dico, ma se magari mi state ascoltando. Se state ascoltando così per puro caso, sappiate che lunedì prossimo alle 14 potete risentirci, ma potete risentirci anche in replica, no Andrea? Cioè a che ora va la replica? Mercoledì alle 12 e il sabato alle 19. Pronto segnò, tutto a posto, spesso sopra tavolo. Tutto bene. Allora, io prima di procedere con il Dai Dai Dai, che comunque è una... Ah, non è chi la spara più grossa, no? No, non è più la spara più grossa. Oggi ritorna a essere il demotivato, mollo. Ma che mollo? Ma che cosa dite? Mollo che? Ma che mollo? Ci tenevo a dire una cosa che è anche un mezzo dai dai dai, così proprio te la butto lì. Volevo solo dire un po' a tutti quanti i calciofili sanniti, alla gente che muore per il Benevento, no? Io inizierei a dire che a Benevento c'è Benevento Città Spettacolo. No, okay, così, che è un prodotto di nicchia, come dice Beneventana Manera, cioè, sì. Quasi non lo sa nessuno. Quasi non lo sa nessuno, appunto, questo è il nostro mezzo dai dai dai, perché per i calciofili di Benevento, niente, volevamo dire che sabato, il prossimo sabato, che è il 13 di settembre, data cara al nostro De Longis, perché compie un anno di matrimonio, cioè il suo anniversario di matrimonio. Compie un anno. No, volevamo dire che c'è Raccontami Benevento alle 11 alle... dalle 11 magari. Aspetta un attimo. Riavvolgi. C'è Raccontami Benevento, che è un progetto di Giulio Baffi, che insomma raccoglie delle performance ispirate a storie vere e o immaginarie di Benevento e di Beneventani. Sabato negli spogliatoi dello stadio Ciro Vigorito, Santa Colomba, come volete lo chiamate, ci sarà Quelli del 76 di e con Claudio Di Palma, sabato 13 alle 17.30 e domenica 14 alle 11. L'ingresso è libero e si parlerà di quel Benevento che nel 1976 sfiorò la promozione. Il famoso presidente Mazzone, arrivava a Polisport di Benevento. Quello perdemmo dietro a Lecce praticamente. Sì, ci sarà un bellissimo spettacolo, appunto, dicevamo, di e con Claudio Di Palma, che appunto ci racconterà quella magnifica formazione del Benevento del 1976, che per un pelo non fece la storia. Quindi una bella storia di calcio, rimpianti, se vogliamo lacrime, che purtroppo non hanno mai smesso di accompagnare questa città. Lo ricordiamo, nell'ambito di Città Spettacolo, sabato alle 16.30 o domenica alle 11 presso lo stadio in Contrada Santa Colomba. L'ho detta così, siamo a posto. Quindi mi raccomando, andateci, anche se non stanno facendo tanta pubblicità questi di Benevento Città Spettacolo, perché forse non hanno tanti soldi, immagino. Quindi mi raccomando, se vi piace, se insomma siete legati a quella squadra, o anche semplicemente se ne volete un attimo sentirne parlare, o sabato o lunedì, insomma, poi vedete tu, volete fare, non è che posto di tutto, non è che sono, biglietto gratuito. Biglietto gratuito, andate là una mezz'oretta. Andate prima, a nome di Mai Stati Lì. Sai, facciamo, fate un po' come vi pare, non è che posto di tutto, ecco. Andiamo avanti con il Dai Dai Dai. Con una bella sigletta di quelle, ne voglio una veramente esplosiva. Beh, questa è sempre la stessa. Però è esplosiva. Attenzione, non ci si parte in quarta. Parte in quarta, ma non la dice per prima. Non la dice per prima. Esplosiva, aspetta che esplode. Matti. Che facciamo? Un giro? Vogliamo fare. Non lo so, parte Mocavero? No, perché? Aspetta che esplode. Massimiliano Mocavero, dai dai dai. Allora, il mio dai 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 è per i tifosi della Casertana, che si sono divertiti la settimana scorsa. Non iniziamo a creare velleità che poi non ci fanno fare le trasferte. Posso dire una cosa anche serio, perché è giusto di, cioè, comunque anche un attimo rilassare un po' le piazze, perché comunque un campionato, no, è non un è chi la spara più grossa. No, è un campionato pieno di derby. Questo è, quindi anche magari a chi fa un po' di a me la Casertana sta sul cazzo, lo dico così. Mi piace che giochiamo contro la Casertana, dobbiamo vincere contro la Casertana. Ecco, appunto. Che si sono divertiti la settimana scorsa a far uscire, a apparire un messaggio sul sito ufficiale del Savoia con su scritto Forza Casertana, avanti Falchetti. E dico, ma non avete proprio un cazzo da fare? Ma era tipo un hacker? Un hacker, sì, si è intrufolato nel sito del Savoia.
Però poi ti do l'aggiornamento, l'update. Poi c'è stata la risposta dei tifosi della Savoia che sono andati appunto sul sito per non andare in sottile, che gli hanno scritto, tutti gli hanno scritto Caserta merda su una facciata della Reggia. No, non è vero. Sono andati sul sito fccasertana.it, non ricordo, hanno anche loro hackerato cose simpatiche. Vabbè, ma così è goliardia, ecco. Vai De Longis, secondo me qui iniziamo a masticare amaro su quello di Italia, perché io ho capito che vuole dire. Tu hai capito perché lo sai. Si parla di ombrelli, secondo me. Si parla di ombrelli. Allora, venerdì andiamo allo stadio. Non c'entra Rihanna, No, 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 no. Venerdì andiamo allo stadio, tante belle parole, riempiamo gli stadi, portiamo i bimbi allo stadio. E poi al prefiltraggio ti tolgono l'acqua, ti tolgono gli ombrelli. Acqua che poi viene venduta, neanche fossimo, non lo so, nel safari del Congo belga, a prezzi altissimi, chiaramente. E loro che si scusavano davanti agli ingressi, i vari poliziotti, dicendo ma è stato il questore a dirci così. Quindi praticamente sotto un possibile diluvio, perché aveva piovuto fino a un'ora prima, tutti gli ombrelli, o almeno quelli lì un po' più consistenti, un po' più grandi, venivano abbandonati. C'è stato chi con un atto di ribellione li ha distrutti davanti al prefiltraggio, perché dice se non lo devo tenere io non lo deve tenere nessuno. Ah, c'era quello pieghevole che l'hanno fatto entrare. Quindi sì, quelli lì piccolini sì. Allora dico, una partita a rischio quella col Catanzaro, non lo so, onestamente. Una partita in serale dove quante le partite risse cominciate per un ombrello. Allora dico, volete fare anche per una capa di ombrello, volete fare un piano sicurezza allo stadio, ma almeno frequentatelo lo stadio, perché dietro una scrivania probabilmente voi uno stadio non ci siete neanche mai stati, anche perché dietro la scrivania non piove, quindi no. Al questore, anche i tifosi della Casertana, ci siamo dimenticati, diciamo dai. Mamma mia, volevo vedere a te sotto la pioggia, ma io credo voce che radiofonica. Ok, e falla la voce radiofonica. Aia. Sì, ehi. Ehi, allora volevo dire una cosa. Ha fatto il petto di piccione. Sì, ma più che di piccione, di palombo. E le fattezze quelle sono comunque. Però, ecco. però volevo dire che magari, siccome hanno fatto l'omologazione per sotto e sopra, si incazzano perché la gente non va mai sotto. Allora dici, poi c'è un ombrello e la cosa si mette sotto. Ecco, forse ecco, potrebbe è una questione di immagine. No, male. Invece il mio dai dai ce l'ho in maniera particolare con quelli che l'altra volta a Ischia fischiavano, cioè più o meno contestavano un po' l'allenatore tirandolo per la giacchetta e un po' Campagnacci, facciamo nome un'altra volta, facciamo sì nome e cognome, che diciamo si sono moltiplicati nella partita in casa, perché a fine partita ho sentito dei fischi, non so se li avete sentiti, sì, pure voi anche per Melara. Onestamente sì, sì. Non so che tipo di calcio siete abituati a vedere. Io ho sentito fischiare anche Vitiello, eh. No vabbè, no, nel senso che io immagino che sicuramente, non avendo mai visto nella Serie B, nella Serie A, siano persone che possono permettersi dei jet privati per essere ogni fine settimana a San Siro o alla Santiago Bernabeu. A San Siro quest'anno no, San Siro non c'è niente. Santiago Bernabeu, all'Emirates Stadium di Londra, insomma. Sicuramente il pubblico beneventano ha un palato molto fine, quindi è giusto che fischi questa squadra alla seconda giornata a 4 punti. Sinceramente a me lascia tutto un po' così, un po' perplesso questo atteggiamento. È una squadra che secondo me in questo momento va in qualche modo sostenuta, sì. E come ho detto l'altra volta, cerchiamo, cioè chi fa il tifo, chi sta a fare il tifoso, faccia il tifoso, segua l'esempio di chi è in curva, che ha applaudito fino alla fine, e di alcuni che sono rimasti distinti alla fine, e non fischi una squadra alle prime battute del campionato. In questo momento c'è bisogno di mettere benzina, quella benzina di fiducia, no? Max, no, dammi una mano in questa cosa. La benzina messa attorno alla Reggia di Caserta in attesa. C'è bisogno di dare film. Fiducia ai giocatori, non c'è bisogno di mortificarlo, soprattutto i nuovi. Facciamo vedere che insomma ci siamo. A voi che fischiate dopo un passaggio sbagliato con un mezzo pareggio, vi dico dai. Senza neanche troppe. Ma senza un ciubbino. Dai. Proprio non ce la voglio perdere. 15.02, Mario, ringrazia a Dio che abbiamo finito. Sì, abbastanza. Mario, non c'è ci di vuole, che. Ci vuole un alleluia, ci vuole. Ciao, ragazzi. Lo guarda mandandogli un bacio, dicendoci sì, grazie sì. a Dio che lo venero, me li levi lo da, davanti. Dalle gonadi. Dalle gonadi. In effetti questa chiusura è stata veramente suggestiva, Gerardo. Beh. Allora, noi vi salutiamo a proposito, cioè scusami. A proposito, a proposito. Oggi proprio ce giurato, la pongo la faccia. Oggi non la vogliamo chiudere questa Luca puntata. Luca giurato, signori. Ce la pongo, no, Betello, quello del TG1. Mamma Betello al mattino presto. Betello, oggi mi sento.
Rinnoviamo l'appuntamento. Io sabato ci vado a vedere quelli del 76. E io vado domenica. Così copriamo tutti e due i giorni. Così curiamo che era Romero. La facciamo spezzatino. Ah, sì. Cioè, lo spezzatino pure noi. Vediamoci là perché secondo me è carino. Però noi sicuramente ci riascoltiamo lunedì prossimo, sempre alle 14. Sempre su Radio Città. Sempre con me state lì. Sempre anche con Massimiliano Cavero. Guarda, mi voglio proprio sbilanciare. Ma soprattutto con il nostro direttore. Secondo me non capisci di calcio. Il nostro direttore Mario La Monaca. Ti è caduto un Napoli, vedi? Hai preso in pieno il monitor. Ho lavato il monitor. Ciao a tutti. Ciao da Gerardo Dello Jacopo. Ciao ragazzi, da Massimiliano Mogavero. Ciao da Andrea De Longis. Vi ricordo che mancano 107 giorni a Natale. Sipario. Mannaggia la mignotta. Again, my back we did last year.